Vi racconto del mio provino spettacolo per Vittorio Gassman. Come potete vedere, non è un grand'uomo, mi disse il maestro appena mi vide entrare in scena al Teatro Quirino, gremito di gente una domenica pomeriggio. E io in quel momento ho pensato, se non riesco a rispondere, mi attanaglio nella mia proverbiale timidezza, sprofonderò in una botola infernale e non risorgerò più. Quindi me la devo giocare, perché devo dimostrare che su una scena ci so stare. Beh, risposi, non sarò grande e grosso come lei, il maestro, ma anch'io, nel mio piccolo, vorrei abbaiare. Oh, pure le pulci hanno la tosse. Vediamo cosa sai fare. A quel punto non vidi più nulla. Avevo il copione memorizzato dal Trovarsi di Pirandello, la parte di Donata Genzi, interpretata da Marta Abba. E l'avevo imparata tutta a memoria, ricordavo il foglio e si era smemorizzato. Gli allievi della scuola del teatro di Gassman, per la quale io ero lì per essere eventualmente prescelto per parteciparvi, incominciarono a bisbigliare tra di loro: non ce la fa, non ce la fa, non si ricorda niente, c'è cioè il vuoto cosmico, non si ricorda. E a quel punto io vidi una parola, una sola parola, l'inizio, e da lì si sbloccò tutto. Recitai la parte, mi tuffai su una sorta di piscina e la saltai di 2 metri forse, con dentro del liquido vischioso nel quale avrei rischiato di imbrattarmici, ma mi trovai davanti a una lavagna, disegnai un profilo perduto e da lì l'applauso scrosciante del pubblico, che non capiva se ero un provinante vero o un provinante fasullo, finto e un attore. E già questo fu una vittoria. Fine prima parte.